Il mese comincia con una splendida luna piena nel vostro segno, che vi può dare il massimo dell'energia, della vitalità, della grinta, anche in previsione del fatto che Marte, i primi giorni del mese sarà in opposizione. Però, ricordate che la luna piena è sull'asse, Ariete, appunto, Sole in bilancia, quindi potete imparare da questa energia a condividerla con chiamate, con chi possono essere anche i colleghi, gli amici. Immaginate di accendere a ognuna delle persone chiamate una candela e che poi loro l'accendano a voi, in modo in questo scambio proficuo. Toro, la notizia splendida, meravigliosa che attendavate veramente da troppo tempo è che Venere il 10 finalmente vi lascia, finisce l'aspetto di quadratura che vi ha fatto un po' impazzire in amore negli ultimi mesi, sicuramente screzi, gelosie soprattutto, gelosie alle stelle. Una vita sentimentale, ma anche con gli amici, spesso un po' troppo movimentata per i vostri gusti. E finalmente, ecco, Venere se ne va, non tornerà più in questo aspetto per molto tempo, e potete respirare, finalmente ricominciare a impostare le storie d'amore su, basi un pochino più tranquille. Gemelli, c'è un bel periodo a metà mese con Venere e con Marte in bilancia che possono movimentare un po' la vita sociale, gli appuntamenti, le nuove conoscenze, la voglia anche appunto di tirarvi un po' fuori da questo stato che Nettuno e Saturno purtroppo continuano a tirarvi addosso. Invece c'è uno stato un po' depressivo a volte, in cui non avete voglia magari di fare niente. Cercate in tutti i modi di reagire perché sarà un aspetto lungo e sta proprio a voi coglierne gli aspetti anche positivi, ma comunque reagire in tutti i modi possibili. Cancro. Il mese di ottobre inizia con un picco di energia con la luna piena in Ariete, che potrebbe essere un pochino troppo per voi. L'Ariete è un segno con cui cozzate di solito e questa fortissima energia di fuoco, appunto della luna piena, potrebbe irritarvi un pochino, però se la prendete dal senso buono, non fa che introdurre un mese in cui la passione, grazie a Venere e a Marte in Scorpione, sarà presente nella vostra vita, sarà presente sempre di più, passione amorosa, passione erotica, voglia di sperimentare cose nuove, uscire un pochino dal guscio, per cui iniziate alla grande e finite ancora più in grande. Leone, finalmente dopo tanti tanti mesi, il momento è arrivato, era stato annunciato, e il 10 Venere lascia il vostro segno. Cosa succederà? Vi troverete all'improvviso non più così concentrati sull'amore, sull'eros, sull'amore per voi stessi, con anche dei risultati positivi. A metà mese vi aiutano anche Marte e Venere in bilancia, appunto a trovare un equilibrio, a non più essere fissati, ossessionati dall'amore. Però comunque tutto quello che è nato con Venere in questa splendida posizione, durerà. Vergine,
Il mese di ottobre inizia con Mercurio e Venere nel vostro segno che vi aiutano a focalizzare gli obiettivi, a concentrarvi su quello che volete, dovete e avete intenzione di fare. Saranno giorni piuttosto sereni, anche se molto presi, no? Perché a voi piace comunque lavorare al massimo e nelle condizioni migliori, appunto, con questa lucidità data dai pianeti. Verso la fine del mese, però, aspettatevi un cambio di atmosfera, perché con i pianeti in Scorpione è molto probabile che abbiate voglia, insolitamente magari, di vivere una passione erotica, una passione anche travolgente, lasciate fare. Bilancia. Se chiedete a una bilancia che cosa desideri di più dal mese del tuo compleanno, generalmente, per esperienza, vi risponderà un mese di festa. E potrebbe proprio essere così quest'anno, perché con Venere e Marte anche in bilancia, le occasioni sociali si possono moltiplicare, l'umore sicuramente è frizzante, ben disposto a incontrare persone, a fare festa, appunto. Ma non solo, il mese inizia con una luna piena in Ariete, che è proprio sull'asse, no, dell'Ariete Bilancia, che vi dà una energia fortissima. Lasciatevi travolgere da questa energia per una volta senza averne paura. Scorpione. Sono due le bellissime notizie di questo mese di ottobre. La prima, che attendevate da tempo, il 10 Venere finalmente lascia il Leone e non vi tormenta più con la quadratura che, per quanto voi siate inossidabili a qualsiasi tormento, effettivamente vi ha dato parecchio da tribolare, da pensare, eccetera. Ma non solo, a fine mese Venere sarà in Scorpione e anche Marte in Scorpione, e si apre per voi un periodo in cui l'Eros è quello che veramente voi cercate. Conoscenza dell'altro, superamento di ogni limite, ricerca del massimo piacere. Date il meglio di voi. Sagittario. Il mese di ottobre inizia con una splendida, fortissima luna piena in Ariete, che ha il potere di darvi una iniezione potente, appunto, di entusiasmo, di vitalità, di energia, di voglia di nuovi inizi e di combattere quindi quello stato d'animo che Saturno e Nettuno in quadratura tendono a insinuare in voi, cioè uno stato un po' depressivo. Voi sapete però che l'importante è reagire e quando voi reagite siete capaci di fare miracoli, veramente il vostro ottimismo e il vostro entusiasmo sono le stelle. Se ci credete voi, le cose accadono. Capricorno. Il mese di ottobre inizia con una splendida, forte, intensissima luna piena in Ariete che potrebbe risultare un pochino troppo per voi che non amate queste energie scomposte, questo lasciarvi andare appunto alla passione. Però, visto che il mese prosegue un pochino su questo stato d'animo, cioè la passione, grazie a Venere e Marte in Scorpione, potreste dedicare un pochino del vostro tempo prezioso, sottrarlo agli impegni e esplorare questo pianeta che non vi è troppo usuale, ma che potrebbe piacervi molto.
Acquario, una notizia bellissima per questo ottobre, e cominciamo proprio da questa, cioè Venere, dopo tanti mesi, se ne va finalmente dal Leone, il vostro segno opposto, togliendovi dai guai per quanto riguarda l'amore, l'amicizia e tutte le forme di amore che voi amate e che sono all'insegna della libertà. Con questa Venere avete fatto molta fatica a far accettare il vostro punto di vista, il poliamore, le amicizie amorose, tutte cose per voi normali, ma che con questa Venere di traverso, insomma, non sono state facili. Quindi recuperate tutto il vostro essere più autentico e ricominciate ad amare come sapete e volete. Pesci. Il mese è un po' diviso in due perché all'inizio ci sarà qualche opposizione dal segno della Vergine, il vostro segno opposto, che potrebbe un po' incupirvi, rendervi svogliati, farvi un po' rifugiare nel vostro mondo senza troppa voglia di interagire col mondo esterno, appunto, con le persone, con le situazioni. Però cambia il panorama perché gli splendidi trigoni di Venere e di Marte dallo Scorpione vi daranno invece verso fine mese, appunto, un'energia soprattutto sentimentale ed erotica veramente notevole. Farete meraviglie, tutto quello che desiderate potrebbe diventare realtà.